Allora, l'idea è nata dall'avvocato Gucciardo, che ha coinvolto diversi cittadini di Caltanissetta a mettere, diciamo, del proprio in questo vicolo Cassetti, ribattezzato Vicolo Fiorito. Io sono stata chiamata per realizzare appunto questo murales o pittura muraria, io preferisco chiamarla appunto pittura muraria, dove ho rappresentato una donna che sogna, quindi il titolo del murales è Un sogno nei cassetti. È una donna che si fonde praticamente con la natura e diventa in simbiosi con la natura e diventa parte del paesaggio siciliano, tipico tra l'altro della nostra Caltanissetta, quindi le colline, il giallo, il grano, questo è diciamo il significato. È nata in realtà quando l'avvocato Gucciardo mi ha proposto appunto di realizzare il murale, si mi ha detto pensa a qualcosa che rispecchi appunto Caltanissetta, quindi al paesaggio siciliano, alla nostra natura, al nostro potenziale. E quindi ho pensato appunto di realizzare questo paesaggio con questa donna che sicuramente fa parte del paesaggio. Beh, io sono convinta che Caltanissetta è pregna di arte e di artisti. Abbiamo tantissimi artisti, professionisti e non sul territorio che operano appunto per renderla sicuramente più artistica e più, diciamo, idonea a una metropoli affine appunto all'arte.